domanda di fronte a questo titolo così sconveniente che ci poniamo stasera. Dio esiste? Titolo sconveniente per un dibattito animato da un cristiano e da un ateo, che forse è una coincidenza non del tutto casuale, vuole moderato da un ebreo, e che somiglia forse piuttosto a certe dispute medioevali nella brutalità della domanda che si pone, piuttosto che alle nostre conversazioni televisive più o meno superiore. Vorrei dire che sono naturalmente d'accordo che consono con quanto io avevo detto sulla dittatura della menzogna, che questa sincerità del sì e sì, no e no è fondamentale, e la vocazione dell'uomo alla verità, alla sincerità è una parola fondamentale del Vangelo. Ho sentito con un po' di meraviglia che il professor ci dice che il resto sarebbe opera del demonio, e quindi vede, mi sembra un po' l'esistenza del demonio. Ma vi sono indubbie radici cristiane anche in Paolo Flores d'Arcai. Il suo stesso definire il Vangelo possibile terreno d'incontro, sì, io non sarei mai stato capace di dirlo, evidentemente. Sì, forse penso che questo argomento dovremmo ancora approfondire per i due punti, perché i due punti che ha indicato sono importanti, ma mi sembra sarebbe da aggiungere molto di più. La follia della risurrezione come elemento centrale della fede cristiana. Sì. Allora, il primo punto è che San Paolo è convinto che è una cosa che fa appello alla ragione, ma è anche convinto che va oltre le cose evidenti alla ragione, perché, così io capisco San Paolo, è in gioco l'amore. L'amore che non è antirazionale, ma eccede molto la ragione, e questo Dio che è Logos, come poi dice San Giovanni, che è la ragione creatrice e che è parola, perché Logos non è semplicemente ragione, ma è già una ragione che parla, cioè uno che si mette in relazione, che si avvicina, così abbiamo già un rinnovamento del concetto di ragione che va oltre la pura matematica, la pura geometria dell'essere. Tuttavia è Logos, e anche parlando e anche andando oltre questa pura matematica, rimane tuttavia Logos, cioè ragionevole, e ma qui si annuncia già il fatto che è amore, uno che si avvicina. E realmente questo amore fa delle cose folle. In una conferenza tenuta nella Sorbonne ho cercato di mostrare che il cristianesimo voleva essere un illuminismo, nella continuazione anche di Socrate e soprattutto dei profeti dell'Antico Testamento, che erano veri illuministi nei confronti del culto degli idoli, no? E quindi il cristianesimo voleva essere in un certo senso un illuminismo anche... Permetta, però, cristianesimo e illuminismo se le sono suonate di santa ragione, che hanno avuto uno scontro ben sanguinoso. Sì, perché gemelli possono anche scontrarsi, e in un certo momento della storia si sono formati due modi molto diversi, un cristianesimo che si è piuttosto chiuso in sé, un po' dimenticando la sua eredità, per così dire, illuminista in un senso più grande di quello di quel periodo del quale parla lei, e un altro che di conseguenza si oppone al cristianesimo e lo considera come oscurantismo. Io penso che è venuto il momento di trascendere queste opposizioni. Il Vangelo parla sempre che la Chiesa è una Chiesa di peccatori, e che questo proprio è la specificità di questa creatura di Cristo, che è venuto di chiamare i peccatori, e è venuto con questa parola tollerate anche la cizania per non distruggere il grano.
E quindi il concetto di chiesa voluto dal Signore, oggi abbiamo la festa di San Matteo, dove, essendo lui un peccatore, il Signore dice esplicitamente: sono venuto a chiamare i peccatori. Qui mi sembra ancora molto da chiarire. In ogni caso, la purezza della Chiesa non viene dai propri meriti, questo è troppo evidente. Se vediamo la storia della Chiesa, è una permanente apparizione della debolezza umana, e il paradosso della Chiesa è che, nonostante tutte queste mancanze, vive e rimane presente il Vangelo. Prego. Sì, non sono preparato per interpretare a fondo adesso le encicliche del Papa, perché un grande corpo di scritto da studiare bene. Vero è che il Santo Padre critica ugualmente da una parte il comunismo come totalitarismo che ha distrutto non solo l'ecologia, la terra, ma le anime, e dall'altra parte critica anche i pericoli della civilizzazione liberista. È facile distinguere bene tra valori tipicamente cristiani, che sono da scegliere solo con la libertà della fede e non possono essere imposte, e valori realmente umani che toccano il fondamento della dignità umana. E che il Papa, io ugualmente, siamo convinti che l'aborto non è una cosa che dovrebbe essere esclusa solo dai cristiani, perché in questione è la sacralità della vita umana, è il diritto di essere, prima di tutti gli altri diritti. Se non ho più il diritto di vivere, quale altro diritto posso ancora avere? E se è vero che si tratta di essere umani, quindi vale il diritto, non è una imposizione cristiana. Ma ecco, questo è il punto: come verificare valori che sono semplicemente umani, e non, anche se, diciamo, nella storia più verificati nel cristianesimo, nella Grecia antica era normale anche procedere all'aborto, ma forse verificati con limpidità nel cristianesimo, ma non valori tipicamente cristiani, ma solo il mostrarsi, l'evidenza per un valore umano. Quindi mi sembra, in queste discute anche politiche, sarebbe importante non precocemente diagnosticare: i cristiani vogliono imporci qualcosa, ma discutere realmente che cosa è umano e che cosa è cristiano. Sarei d'accordo adesso di tirare una bilancia sulla grandezza del Papa. Non è mestiere nostro adesso giudicare sulla figura storica del Papa, lasciamo questo al futuro. Io sono venuto per una discussione filosofica e leggo qui temi ancora non... Sono grato per questa osservazione, e vorrei essere breve, perché in realtà, appartenendo alla terza età, mi sento un po' stanco. Ma per rispondere brevemente... Sì, e questo è un punto sul quale esiste già una controversia stampata tra Florestan Kreis e me, in quanto Florestan Kreis aveva condannato duramente un passo dell'enciclica, adesso non so, Evangelium Vitae, e forse anche Fides et Ratio, dove il Santo Padre dice: ci sono delle cose sulle quali una maggioranza non può decidere, perché sono in gioco valori che non sono a disposizione di maggioranze che cambiano. Ci sono delle cose dove finisce il diritto della maggioranza di decidere, perché si tratta dell'umanesimo, del rispetto dell'essere umano come tale.
Flores Arcais aveva risposto: qui il Papa si dimostra realmente anti-illuminista, e era nell'enciclica, adesso mi ricordo, Fides Ratio, e dimostra che con tutta questa filosofia non ha da dire niente alla filosofia, alla cultura di oggi, perché è in opposizione a questa cultura di oggi. A questo ho risposto che io difendo decisamente il fatto che esistono dei valori sottratti al parere e all'arbitrio delle maggioranze.